andiamo a fare un altro limite. Andiamo a fare questo limite qua, limite per x che tende a più infinito di 1 più 1 su x alla x. Allora, questo limite è quasi banale, fa e, perché? Ricordate 1 più 1 su n alla n della e. Allora, 1 più 1 su x alla x è più grande di 1 più 1 sulla parte intera di mettiamoci direttamente questo qua, x alla ed è più piccolo di 1 più 1 fratto la parte intera di x alla ceiling di x. Cioè, se vi ricordate, il floor di x è il massimo dell'insieme dei k appartenenti a z, tale che k è minore o uguale a x. Si chiama parte intera. Il ceiling di x è il minimo dei k appartenenti a z, tali che k è più grande di x. C'è un unico caso in cui questi coincidono, quando x è un numero intero. Allora il floor e il ceiling coincidono. Se x per esempio è 3, il floor e il ceiling fanno 3. Se x è 3,5, il floor fa 3 e il ceiling fa 4. Chiaro? Oh, comunque questo numero qua è più piccolo di 1 più 1 su si floor di x al floor di x più 1. Questo qui appartiene all'insieme di 1 più 1 su n alla n più 1 per n appartenente a n. X lo prendo più grande di 1 in tutte queste disuguaglianze, eh? Queste disuguaglianze sono vere se x è più grande di 1. Se x è meno di 1, il floor potrebbe fare 0 e 1 su 0. Ora, questa successione qua, 1 più 1 su n alla n più 1, come la posso scrivere? La posso scrivere come 1 più 1 su n alla n per 1 più 1 su n. Quando n tende a infinito, che succede? Questa successione? Allora, questa qua, se vi ricordate, abbiamo dimostrato che converge, poi il limite l'abbiamo chiamato e. Questa converge a 1 e per 1 fa e. Ma se questa converge a e, siccome questa funzione prende i valori da questa successione, i valori sono presi da questa successione, possiamo dire che questa funzione per x quando x
quando x tende a più infinito tende a e. Quest'altra a sua volta è compresa tra, è maggiore o uguale di 1 più 1 fratto la parte intera di x più 1 elevato. Devo scrivere così, potevo farlo anche direttamente, però ho voluto usare le funzioni di Floris. Questo qua coincidono normalmente. Per esempio, se x è uguale a 3,5, questo fa 4 e questo fa 4. Però se x è uguale a 7, questo fa 7 e questo fa 8. Ma siccome in ogni caso qui questo pezzetto può diminuire, la base diminuisce, la potenza diminuisce. O rimane qua. Comunque questa qui, questo valore qua, dove sta? Sta nell'insieme di 1 più 1 su n più 1 alla n, tale che n appartiene a n. Appartiene a questo insieme qua. Se vado a vedere la successione 1 più 1 su n più 1 elevato a n, questa non è altro che 1 più 1 su n più 1 elevato alla n più 1 fratto 1 più 1 su n più 1. Ora, questa che succede quando n tende a infinito? Questa converge a e perché è un estratto di quella là, questa converge a 1, e su 1 tende a e. Quindi che significa? Significa che questa successione qui pure lei, quando x tende a più infinito, questa funzione qui, quando x tende a più infinito, pure lei tende a e. Per il teorema di due carabinieri, questa che sta in mezzo, quando x tende a più infinito, tende a e. Quindi questo limite qua, e. Allora, sostanzialmente uno dice i valori di quella funzione assomigliano a 1 più 1 su n alla n. Assomigliano non basta per fare il ragionamento, ci vogliono le maggiorazioni. Allora, per fare le maggiorazioni cosa faccio? Cosa faccio? Diminuisco il denominatore qua e aumento l'esponente qua, e quindi qua l'ho fatto ulteriormente, e quindi la potenza aumenta. Da quest'altra parte aumento il denominatore e diminuisco l'esponente, quindi la potenza diminuisce. Però alla fine, nonostante abbia fatto queste manipolazioni, quello che sta a sinistra e quello che sta a destra tende a e, e quindi per il teorema dei due carabinieri quello che sta in mezzo tende a e. E questo è il terzo limite che ci mettiamo da parte. Adesso andiamo a fare, io faccio il limite per x che tende a meno infinito di 1 più 1 su x alla x. Anche qui è una, allora qua era una forma indeterminata perché la base tende a 1, la potenza tende a più infinito. Non l'abbiamo ancora detto, ma questa è la forma indeterminata di una potenza. Quando la base tende a 1, la potenza tende a infinito, poi vedremo perché. Però noi l'abbiamo o indeterminata o non indeterminata, l'abbiamo risolto con il teorema di due carabinieri, l'abbiamo dimostrato che tende a e. Anche qua è indeterminata allo stesso modo, perché la base tende sempre a 1, perché x tende a meno infinito, 1 su x tende a 0, ma la potenza tende a meno infinito. Allora, andiamo a vedere come si fa quell'altro limite. Allora, si fa, anticipiamo, ma l'abbiamo già fatto oggi, quindi a livello di esercizio possiamo anticiparlo, poi lo dimostriamo giovedì.
un cambiamento di variabili, cioè poniamo y uguale meno x. Allora questo qua cosa diventa? Diventa il limite per y che tende a più infinito di che cosa? Di 1 fratto 1 meno 1 fratto y alla meno y, perché x è uguale a meno y, sostituisco. Quindi questo chi è? È il limite per y che tende a più infinito di 1 fratto 1 meno y meno 1 su x alla y. Cioè il limite per y che tende a più infinito di 1 fratto y meno 1 fratto y alla y. Cioè il limite per y che tende a più infinito di y fratto y meno 1 alla y. Cioè, sto facendo proprio tutti i passaggi, il limite per y che tende a più infinito di 1 più 1 su y meno 1 alla y. Adesso y meno 1 lo chiamate t, limite per t che tende a più infinito di uguale a y meno 1. Se questo tende a più infinito, ci togliete 1, vuol dire a tendere a più infinito di 1 più 1 su t elevato alla t più 1. Ora però questo elevato alla t più 1 lo posso anche scrivere così, questo alla t e questo alla 1. Ora 1 più 1 su, stavolta t tende a più infinito, 1 più 1 su t alla t tende a e quest'altro tende a 1 e per 1 fa. Quindi anche quelli fai. Quindi o x tende a più infinito o x tende a meno infinito, questo limite fa sempre e. Chiaro? Ho scritto due limiti insieme. Se x tende a più infinito, il limite fa e. Se x tende a meno infinito, il limite fa sempre e. Ci siamo? Ok. Una volta fatto questo, abbiamo tanti altri limiti che possiamo calcolare. Allora, se io adesso vado a fare il limite per t che tende a 0 di 1 più t alla 1 su t, oppure per x che tende a 0 di 1 più x alla 1 su x, questo limite quanto fa? Fa sempre e. Perché? Allora, partiamo da questo, quello col più infinito. Se adesso pongo t uguale 1 su x, che succede quando vado a fare la sostituzione? Che t tende a 0 da destra, e però mi viene 1 più t alla 1 su t, e questo limite ovviamente fa e. Questo perché quando x tende a più infinito, 1 su x che t tende a 0 ma mantenendosi positivo. Ok? E però
valeva anche quello con meno infinito. Qui c'avevo anche che il limite per x che tende a meno infinito di 1 più 1 su x alla x faceva pure e. Adesso quando vado a porre t uguale 1 su x, scopro che il limite per t che tende a 0 da sinistra di 1 più t alla 1 su t fai pure 1. Allora che succede? Se questa t lo richiamo x, quindi 1 più x alla 1 su x, da destra tende a e, da sinistra tende a e, metto le due informazioni insieme, questa funzione per x che tende a 0 tende a e. Okay. Quindi questo è questi due limiti, ce li eravamo incorniciati e questo pure. È il quarto limite che incorniciamo. Adesso, se questa funzione per x che tende a 0 tende a e, se faccio il limite per x che tende a 0 del logaritmo di 1 più x alla 1 su x, a chi tenderà? A chi tenderà? Il logaritmo era una funzione con... Allora, se l'argomento del logaritmo tende a e, il logaritmo di quella roba tende a logaritmo naturale di e. Ma logaritmo naturale di e fa 1. Però questo limite, così com'è, non mi piace, lo riscrivo così e lo incornicio. Limite per x che tende a 0 del logaritmo di 1 più x fratto x fa 1. Ok? Perché il logaritmo di 1 più x alla 1 su x, logaritmo di a alla b fa b per logaritmo di a. Proprietà del logaritmo. Questo è un altro limite notevole. Oh. Questo limite notevole, come lo possiamo riscrivere? Come lo possiamo riscrivere? Secondo voi? Per x che tende a 0, la funzione logaritmo di 1 più x, chi è? Dove lo vedete? È x più piccolo x. Questo fratto x tende a 1, come se x su x tende a 1, quindi questa qua pure lei è x più piccolo x. Ci siamo fino a qui? Adesso ne dobbiamo fare un altro. Questo stesso limite qua lo voglio riscrivere in un altro modo. Chiamo t uguale logaritmo di 1 più x, questo per x che tende a 0 tende a 0, x tende a 0, questo tende a 1, logaritmo di 1 fa 0 altro. È chiaro? Allora, quindi il limite questo qui chi mi diventa? Diventa il limite stavolta. Agisco sulla t, ma la t per far tendere x a 0 deve tendere a 0. Di che cosa? Qua c'è t, perché questo è quello che ho chiamato t. E chi è x? Come si fa a ricavare x? Allora, per ricavare x devo fare prima l'esponenziale di t e mi fa 1 più x. E poi ci devo togliere 1, quindi qua ci devo scrivere e alla t meno 1. Il limite, se prima faceva 1, qua ha fatto solo un cambiamento di nomi,
sarà, si chiamerà cambiamento di variabile, ma continuerà a tendere a 1. Ok? Ma siccome questo mi piace fino a un certo punto, io la t la richiamo x e poi voglio scambiare il numeratore e il denominatore. Lo posso fare, certo, perché questa funzione è la reciproca di questa. Se quella funzione tende a 1, la sua reciproca tende a 1 fratto 1 per cosa. E questo è l'altro limite che andiamo a incornicare. Questo limite qua lo possiamo anche riscrivere come e alla x uguale 1 più x più o piccolo di x. Allora vedete che tranne qui abbiamo sostanzialmente fatto 5 limiti fondamentali, tranne questo che è per x che tende a più o meno infinito e che si ricorda facilmente perché assomiglia al limite 1 più 1 su n alla n. Allora il limite per x che tende a più infinito di 1 più 1 su x alla x vale sia a più infinito che a meno infinito, che fai lì. Gli altri 4 limiti, cioè il limite di coseno di x meno 1 fratto x quadro, il limite di sen x su x, il limite di logaritmo di 1 più x su x, il limite della x meno 1 su x, sono tutti per x che tende a 0 e cosa mi dicono? Questo limite faceva meno un mezzo, quindi mi dice che il coseno di x è uguale a 1 meno x quadro mezzi più termine di ordine superiore x quadro. Questo limite faceva 1, cioè mi dice che se x è uguale a x più piccolo di x, questo limite fratto x tendeva a 1 e quindi mi dice che questa funzione è uguale a x più piccolo di x, questo limite meno 1 e alla x meno 1 fratto x tendeva a 1, quindi mi dice che alla x è uguale a 1 più x più piccolo di x. Quindi queste 4 scritture qua contengono i 4 limiti fondamentali che abbiamo fatto, 4 dei 5 limiti fondamentali che abbiamo fatto, però sono riscritte in modo migliorato, chiamiamolo così. Ok? E insomma, sono questi qua, sono limiti che ci serviranno come il pane. Ok? Si chiamano notevoli perché in qualche modo uno se li deve ricordare, però se uno pensa di ricordarli con la memoria è un povero illuso, che voglia dire ah quello fa uno, quello fa meno, non vuole, le cose si confondono. La memoria funziona ma deve essere strutturata, cioè non solo noi abbiamo ricavato questi limiti, li abbiamo riscritti come sviluppo di funzioni e già questo non, diciamo, se perdi un po' la memoria dell'uno ti aiuti con la memoria dell'altro, già questo ti aiuta a ricostruire. Ma poi quando faremo la, per esempio, le derivate e vedremo che la derivata di seno e coseno, la derivata di x fa 1, la derivata di meno x cubo sesti, che è il pezzo che verrebbe dopo, fa meno x quadro mezzi, la derivata di coseno è meno 6, la derivata di 1 fa 0, la derivata di meno x quadro mezzi fa x, sì. La derivata di coseno è meno seno, quindi devo fare la derivata e cambiare seno, fa meno x, poi cambiare seno. E così via. Quando vedremo che la derivata di alla x fa e alla x, vedete che la derivata di 1 fa 0, la derivata di x fa 1, il pezzo successivo sarà x quadro mezzi, la cui derivata fa x, allora avremo una serie di pezzi di ordine, di pezzi di ordine diverso,
che sono incastonati in maniera tale che la derivata di ogni pezzo è uguale al pezzo precedente. E quindi anche quello ci aiuterà a memorizzare bene queste formule. Ok? Però, ripeto, l'obiettivo finale di tutto saranno le formule di McLaurin. Queste formule, unite a quello che studieremo, non so se giovedì o lunedì, il principio di sostituzione degli infinitesimi, permetteranno di calcolare un sacco di numeri, moltissimi numeri. Ok? Va bene, quindi abbiamo per l'intanto fatto un certo numero di limiti. Andiamo a fare adesso come limiti fondamentali, basta per oggi, facciamoci un po' di esercizi su questi limiti fondamentali. Per esempio, se io vado a fare questo limite qua, poniamo che io vado a calcolare questo limite qua, limite per x che tende a 0 di 1 più ax alla 1 su x. Questo quando fa? Vediamo chi è capace di calcolare. Allora, questo è molto semplice, fa e elevato ad a. Per quale motivo? Allora io faccio a è una costante, la prendiamo diversa da 0. Anche se la prendi uguale a 0 va bene uguale, perché qua viene 1 elevato all'1 su x, 1 su x che fa 1 nel limite proprio, e alla 0. Quindi in realtà non è necessario, però se prendo a diversa da 0, questo limite lo posso scrivere come limite di x che tende a 0. Guardate che nonostante l'età sono ancora dotato di vista buona. Quindi, prima o poi prendo qualcuno che abusa, ci sta di fare il colpo di tosse. Quando hai una serie di 200 colpi di tosse consecutivi, o uno ha un problema e allora si accomoda fuori, o se no sta disturbando la lezione. Allora io poi lo prendo e, io, e lo faccio, diciamo, faccio in modo che se ne prenda. Più di dirvelo, cioè ve l'ho fatto capire con lo sguardo, lo devo fare. Come mai adesso non sta tossendo più nessuno? È una cosa proprio, non la riesco a concepire, perché vi state disturbando da soli, perché poi dopo la video lezione sarà disturbata, cioè non lo so, è il gusto di fare così. Allora, 1 più ax, qua scrivo a fratto ax, moltiplico e divido per a. Adesso ax lo chiamo t, questo diventa il limite per t che tende a 0, perché a, se x tendeva a 0, a per x tende a 0, di 1 più t alla a diviso t, o se preferite alla 1 su t elevato ancora alla a. Allora voi avete che questo abbiamo visto che tende a e, elevato alla a, l'elevamento a potenza è una funzione continua e quindi viene e elevato alla a. Quindi per esempio, se io vado a fare il limite per x che tende a più infinito di 1 più 3 su x elevato alla x, questo quanto fa? Z
non è esattamente lo stesso di prima, ma è parente stretto di quello. Cioè, quando fa? E al cubo 1 su x lo chiami t, tende a 0 dalla destra e ottiene un limite di tipo, no? Chiaro? Se adesso vado a fare il limite per x che tende a 0 di 1 meno x mezzi alla 1 su x, quanto fa? Allora, questo è proprio quello che abbiamo calcolato. Non ha uguale meno un mezzo. E quindi quanto fa? E alla meno un mezzo. Cioè 1 sulla radice 10. Andiamo a fare, per esempio, il limite per x che tende a 0 di logaritmo di 5 più x meno logaritmo di 5 fratto x. Si tratta di una forma indeterminata? Sì, perché per x che tende a 0 questo tende al logaritmo 5, meno logaritmo 5 fa 0, diviso 0. Come si può fare? Questo fa il limite per x che tende a 0 di, qui abbiamo logaritmo di 5 che moltiplica 1 più x quinti meno logaritmo 5 fratto x. Quindi questo non è altro che limite per x che tende a 0 di logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi, logaritmo 5 meno logaritmo 5 se ne va, qua mi rimane logaritmo di 1 più x quindi fratto x che fa, questo ci poteva arrivare pure da solo, quanto fa? Questo è logaritmo 1 più t su t, questo rimane 5 al denominato che fa 1. È chiaro? Quindi questo limite qua fa un quinto. Adesso andiamo a fare altri limiti notevoli, non altri limiti notevoli, altri esercizi. Andiamo per esempio a fare limite per x che tende a più infinito di logaritmo di, vediamo un po', x più 1 fratto logaritmo della radice quadrata
di x quadro più 2. Allora, questo come lo posso scrivere? Questo è un limite, sembra complicato, in realtà è semplicissimo. Lo posso scrivere come il limite per x che tende a più infinito di, qua posso scrivere logaritmo x più logaritmo di 1 più 1 di x. X lo scrivo come il prodotto. Sotto posso scrivere un mezzo, allora, logaritmo di questo alla un mezzo è un mezzo per il logaritmo di x quadro più. Anche qui posso scrivere logaritmo di x quadro più logaritmo di 1 più 1 su x quadro. Allora, questo diventa il limite per x che tende a più infinito del logaritmo di x più logaritmo di 1 più 1 su x. Sotto mi rimane x tende a più infinito, quindi logaritmo di x quadro è 2 logaritmo x, più precisamente sarebbe 2 logaritmo del valore assoluto di x, ma siccome x è positivo, sta tendendo a più infinito, possiamo assumerlo positivo. Qua posso scrivere logaritmo x più un mezzo logaritmo di 1 più 1 su x. Ok? Ora osservate che questo pezzo qui tende a 0, perché questo tende a 1, logaritmo di 1 tende a 0, questo tende a 1, logaritmo di 1 tende a 0. Invece questi due pezzi qui tendono a più infiniti. Però sono uguali. Quindi io posso mettere in evidenza, dividere per logaritmo x sia sopra che sotto. Ma qua mi viene 1 più logaritmo di 1 più 1 su x fratto logaritmo x. Sotto mi viene 1 più 1 fratto 2 logaritmo di 1 più 1 su x quadro. Scusate. 1, un mezzo logaritmo di 1 più 1 su x quadro fratto logaritmo. Ora osservate che questo termine tendono a 0, non sono affatto indeterminati, questo è 0 su più infinito, 0 su più infinito. Questi tendono a 1, 1 più 0 fa 1, 1 più 0 fa 1, 1 fratto 1. Ora, tutto questo impareremo a farlo in un batter d'occhio, cioè quando siamo arrivati qua già si capisce che qui chiameremo il termine principale, cioè quello più grande, è logaritmo x sopra logaritmo x sotto, che vuol dire limit form. Poi questo lo capiremo più in là, per adesso la, diciamo, l'esercizio richiede questi due passaggi, ma in futuro questi due passaggi saranno notevolmente avversi. Lui ha messo un mezzo fuori logaritmo di x quadro e poi ha portato l'ha fatto solo logaritmo di x, perché un mezzo logaritmo di x quadro è 2 logaritmo di x, 2 per un mezzo. Ah, okay. Chiaro? Sì. Ok. Quindi questo limite qua fa 1. Oh. Vediamo un po' se ci sono 5 minuti prima della pausa. Ce ne sono 6. Allora, io sto preparando il terreno per quello che giovedì vedremo sarà
il principio cosiddetto di sostituzione degli infinitesimi e degli infiniti. Vediamo entrambi a lezione. Allora, cosa dice questo benedetto principio di sostituzione degli infinitesimi e degli infiniti? Io adesso vi dico il concetto, la forma la vedremo giovedì. Dice che quando c'è un termine più grande, il termine più piccolo si può trascurare. Si potrebbe, diciamo, usare il motto latino ubi maior minor cessas, che significa dove ci sta la cosa più importante, la cosa meno importante perde il significato, perde il significato. Si può trascurare. Cioè, qui, vedete, ci sono questi due termini. Questi sono molto più piccoli di questi. Questi si possono trascurare. Quindi fare questo limite è come fare il limite soltanto del rapporto di stretto. E infatti il limite è proprio. Questo lo capiremo meglio mercoledì, giovedì. Però c'è un punto che è delicato. Allora, innanzitutto ho capito il principio, cioè questo è un principio di carattere generale, vale anche per la vita di tutti i giorni. Dove avete un problema di ordine più grande, il problema di ordine minore sparisce. Se avete un debito da 500.000 euro, non è che vi state a preoccupare di 20 euro in più o in meno. O se avete invece da incassare una somma di 100.000 euro, che vi abbia fatto un importo di 99.995 euro, ci ha mancati 5 euro, probabilmente ne frega poco, perché, diciamo, sul complesso della somma magari era un incasso che era problematico, non sapeva, cioè a quel punto arriva l'incasso e era contentissimo, non mi frega niente, se non mi importa niente se ci manca. Ben poco. Stesso discorso, allora supponiamo che arrivi qua il vettore. Allora, a quel punto, se il vettore viene qua, ci avrà un motivo per venire qua. Allora io fermo la lezione e gli do la parola, che non è che viene, cioè ubi maior, vabbè, vedi che cosa devi dire, perché diciamo. Oppure per esempio stavate a scuola, arriva il preside o il dirigente scolastico, magari voi lo salutate, alzate in piedi. Però c'è un caso nel quale potete trovare difficoltà, perché voi per esempio a scuola, diciamo, siete inferiori sia al vostro professore sia al dirigente scolastico. Se diciamo, il dirigente scolastico entra e il professore non lo considera proprio, adesso voi siete in difficoltà, perché se salutate il dirigente scolastico avete fatto il vostro dovere, però magari il professore sarà, se l'ha fatto intenzionalmente, a non salutare. Se invece non lo salutate, poi ci avete un problema con lui. Comunque il concetto è che c'è un ordine nelle cose, un ordine di importanza. L'ordine di importanza è che si considera sempre più importante la cosa più grande, ok? Nei limiti il termine più grande. Allora, chi è il termine più grande? Quando parliamo di infiniti, cioè di cose che vanno a infinito, sarà il termine di ordine maggiore, cioè più lo elevi a una potenza grande. Per esempio, se qua ci sta la logaritmo quadro di x, invece che logaritmo di x, questo è un termine che va a infinito, il limite faceva più infinito. Quando invece parliamo di infinitesimi, sarà più importante, cioè più grande, l'infinitesimo di ordine minore.
Per esempio, se stiamo tendendo a 0, x tende a 0, x quadro è meno importante perché tende a 0 più velocemente. Per esempio, se x è 10 alla meno 3, x quadro è 10 alla meno 6. Se x è 10 alla meno 9, x quadro è 10 alla meno 18. Quindi x quadro è trascurabile rispetto a x. E questo è un primo fatto. Poi, appunto, bisogna calcolare, mettere gli infinitesimi e gli infiniti in un certo ordine, cioè bisogna capire qual è il termine più grande e qual è il termine più piccolo. Vedremo che non sarà sempre facile, perché per esempio questo infinitesimo, questo infinito, scusate, per x che tende a più infinito rispetto all'infinito fondamentale, questo un ordine preciso non ce l'ha. È un infinito, però quando faremo altri limiti notevoli vedremo che è un infinito che ha un ordine minore di ogni numero minore di 1, cioè questo se lo divido per x, se faccio il limite logaritmo x su x tende a 0, il limite logaritmo x sulla radice di x tende a 0, logaritmo x sulla radice cubica di x per x che tende a più infinito tende a 0. Quindi vedremo che ci saranno delle difficoltà ulteriori, ma non finisce qua, c'è un altro problema. Questo problema io uso la metafora dei film di azione, vabbè, diciamo americani, ma insomma sono film di azione, blockbuster che stanno in tutto il mondo ormai. Come funziona, qual è lo schema di un film d'azione? Allora, c'è un buono e un cattivo. È chiaro che chi è dotato di armi superiori vince. La famosa frase, quando un uomo con la pistola incontra l'uomo con il fucile, l'uomo con la pistola è un uomo morto. Ci sta citazione da Clint Eastwood dai film di Sergio Leone, no? Ok, però quindi potremmo dire, quando un infinitesimo, un infinito di ordine inferiore incontra un infinito di ordine superiore, non conta niente. Fino a qui ci siamo, la metafora si tiene. Però se ci fate caso, che succede nei film di azione? Molto spesso, a volte succede che quello che ha l'arma superiore regola l'altro, se ne sbarazza e va via, va. Ma più spesso finisce quasi sempre che fanno a punti. Prima c'avevano le armi nucleari, miracolosamente sopravvivono a 50 esplosioni tutti e due, però non c'hanno più le armi nucleari. Poi c'avevano le armi convenzionali, sopravvivono a granate, pistole, fucili, quant'altro, alla fine si ritrovano sull'orlo di un dirupo a fare boom o qualcosa del genere. Poi per una mossa, per un minimo di abilità in più, quello è buono in genere, sopravvive, e il cattivo cade nel dirupo o si ammazza in qualche altro. Così finisce. Ecco, questa è una metafora da tenere a mente molto importante. Cosa succede? Andiamo a cercare di capirci. Quanto fa questo limite qua? Allora, se vi ricordate che seno di x è uguale a x più o piccolo di x, e andiamo a sostituire, otteniamo la seguente espressione. Questa espressione non mi dice niente, perché? Allora, se separatamente facevo questi due limiti, solo questi, se li voglio separatamente, fate separatamente, seno di x su x quadro va a più o meno infinito a seconda se è andata a destra o a sinistra, perché rimane seno di x su x che tende a 1 fratto x, 1 su x va a più infinito da destra e a meno infinito da sinistra, e poi qua avete meno 1 su x, che fa una cosa analoga. Se faccio la differenza, mi appare questa espressione qua, termine di ordine superiore a x
fratto x quadro. Quindi si sono annullate i termini di ordine 1, si sono annullate le armi più importanti, mi sono rimasti io piccolo d. Però in questo caso io sto in difficoltà, per quale motivo? So che il numeratore è di ordine superiore a 1, ma so che il denominatore è di ordine 2. Io che ne so questo qua che ordine ha? Perché non esistono solo gli ordini 3. Se questo qua avesse ordine 1,5, il limite farebbe più fino. Se questo qua c'ha ordine 2, il limite è un numero finito diverso da 0. Se questo qua c'ha ordine 3, il limite è più. Se però, per esempio, per caso qualcuno mi dice conosco quest'altra formula che è più precisa e vado a sostituire, allora in questo caso il limite come diventa? Allora, x meno x se ne va, qua rimane meno x cubo sesto più o piccolo di x cubo fratto x quadro, e questo limite secondo voi quanto fa? Stavolta fa 0, perché? Allora, qui abbiamo questo che è di ordine 3, questo che è di ordine superiore a 3, quindi rispetto ci sta questo, e quindi questo si può trascurare, questo non conta. Questo di ordine 3 fratto questo di ordine 2, semplifico, rimane una x. Quindi questo sarà un problema costante che avremo sui limiti. Cioè, tu che sai per esempio che il limite tende, x tende a 0, sai che il denominatore è di ordine 2, cosa devi fare? Dovrai sviluppare i termini del numeratore almeno fino all'ordine 2. Qua se ci avessi avuto questo limite qua, se devo fare questo limite qua, quanto fa? Quanto può fa? Meno 1. Se ci metto meno 3, se ci metto più 3 fa più 3. Se ci metto così, non è indeterminato, va bene, fa 0, perché questo è o piccolo di x quadro, che sotto è x quadro, se era o piccolo di x avevo problemi, ma o piccolo di x quadro significa di ordine superiore a 2, quello di sotto è di ordine 2, o piccolo di x quadro è una cosa che quando la divido per x quadro tende a 0, quindi questo limite fa 0. Quindi mentalmente qual è il discorso? Il discorso per esempio è che x tendeva a 0, sotto per qualche motivo riuscite a capire che l'ordine è 2 o 3, che significa che al numeratore tutti i vari pezzi dovete svilupparli fino all'ordine 2 o 3. Poi si vanno a vedere prima per esempio le costanti, si eliminano? No? Allora rimane una costante fratta x quadro sotto di ordine 2. Una costante fratta x quadro renderà a più infinito o meno infinito a seconda del segno della costante. A i termini di ordine 0, cioè le costanti si elidono, allora si passa ai termini di ordine 1. Supponiamo che ci siano solo termini di ordine intero. Allora, se ci sono solo termini di ordine intero, i termini di ordine 1 si elidono? No, magari rimane 3x su x quadro. Allora il limite farà più infinito da destra e meno infinito da sinistra. Si elidono anche quelli di ordine 1, rimane, che ne so, 5x quadro su x quadro, il limite farà 5. Si elidono anche quelli di ordine 2 sopra, rimane o piccolo di x quadro su x quadro. A questo punto non ci interessa se si elidono ulteriormente, per quale motivo? Questo diviso questo, già fa 0. Se si elidono anche quelli di ordine 3, avremo un ordine 4, avremo un ordine 5, ma comunque saranno di ordine superiore a. Quindi dovete cominciare a entrare in questo meccanismo, che poi vedremo in tanti esercizi, soprattutto quelli del compito, per cui prima si fanno i conti e si vedono i vari infiniti o i vari infinitesimi come sono fatti, poi si fanno le elisioni, cioè si va a vedere se qualcosa si cancella, e poi si va a confrontare tipicamente il numero di ordine.
ma prima si cancella, perché io non posso dire che il limite per x che tende a più infinito di, che so io, logaritmo di 1 più x meno x fratto x quadro, non posso dire che fa più infinito per il semplice fatto che, allora mettiamo logaritmo di 1 più x più 1 meno e alla x, ok? Se io faccio questo limite è un numero finito, ma dice, ma qua c'è 1, quando andrò a sviluppare questo ci sarà un meno 1 e si evita, ma qua c'è x e quando vado a sviluppare questo viene anche un meno x e si evita, e poi bisogna fare il conto col termine di ordine 2, questo limite qua mi viene meno x quadro mezzi, meno x quadro mezzi, meno x quadro, questo limite fa meno 1, però non lo possiamo sapere adesso, lo sapremo meglio quando impareremo a fare i conti usando quelle famose formule di McLaurin che vado dicendo, ok? Quindi il concetto è, dobbiamo capire come si confrontano gli infinitesimi e gli infiniti, dobbiamo capire che quando c'è una quantità più grande la quantità più piccola si può ignorare, il principio di sostituzione degli infiniti e degli infinitesimi, ma dobbiamo anche capire che prima di fare i confronti bisogna fare prima tutte le cancellazioni che possono essere. Prima si fanno i conti, le cancellazioni, e poi di quello che rimane. Come si fa nel film? Prima esauriscono tutte le armi che avevano. Quando si sono annullate tutte queste armi, allora cominciano a fare il cazzo. È chiaro? Okay. Quindi questo è un po' il quadro. Adesso ci possiamo riposare 10 minuti.